E si vedono anche gli strati! Prendiamo 800 grammi di patate e andiamo a sbucciarle. Niente per la patata, Diana. No, io mi trovo meglio con il buon vecchio coltello. Anche voi? Scrivetemelo così non mi sento sola. Ora dobbiamo semplicemente affettare finemente le patate. Quindi, qui potete usare una mandolina oppure io utilizzerò il mio mixer che ha questa lama che affetta benissimo le patate. Affetta qualsiasi cosa, in realtà. Affetta qualsiasi cosa, hai ragione. Ecco qui le nostre patate affettate, come vedete sono molto molto fini le fette. Adesso le mettiamo un attimo da parte e separatamente in una ciotola mettiamo 70 g di fecola di patate. Aggiungo anche 8 g di lievito in polvere per torte salate. Io metto anche del pepe, ma voi potete mettere qualsiasi erba aromatica o spezia che vi piace. Aggiungo anche 2 pizzichi di sale. Ora mescolo un attimo il tutto. Poi aggiungo anche 2 uova e 70 g di yogurt di soia. Mescolo bene il tutto. Mescoliamo bene così sciogliamo tutti i grumi e come vedete dobbiamo ottenere una pastella molto cremosa, come questa. E ora aggiungo anche le patate affettate. Ah, così dentro, facilissima. Secondo Sì, poi vedrai che bellezza alla fine. te, Diana, si può usare anche un altro ortaggio per fare questa ricetta? Secondo me sì, verrebbe bene anche con le zucchine oppure con le patate dolci. Provate e Quindi, fateci ragazzi, decidete sapere. voi con che cosa farle, l'importante è che la fate perché è strabuona, però. Sì. Quindi ora sto mescolando con una spatola. Ora prendiamo uno stampo da 22 cm di diametro, unto e infarinato, e andiamo a versare il composto all'interno. Muoviamo bene lo stampo, così le patate si distribuiscono in modo uniforme. Ci aiutiamo anche con la spatola. Siamo pronti per infornare nel forno statico preriscaldato a 180 gradi per 50 minuti. Vado! Mentre aspettiamo, ragazzi, intanto vi dico già che sarà deliziosa questa ricetta, c'è già un profumino buonissimo. Se volete supportare il nostro grande lavoro e vedere ancora ricette come questa, mi raccomando, mettete un mi piace e condividete il video. Inoltre potete trovarci anche su Instagram e YouTube come Diana e Alessio. Ora, 10 minuti prima di sfornare, andiamo a spennellare la superficie con un velo d'olio d'oliva. Così poi avremo proprio una crosticina ancora più dorata e bella croccante. E ora la inforniamo nuovamente così finiamo la cottura. 3, 2, 1. Uno, Ta-da! ma è una Guarda figata che sta ricetta. bella! Guarda che bella! Guarda che bella crosticina Sì, e che bel colore. sì. Allora, questa vi dico già che non dovete per forza farla raffreddare del tutto, potete mangiarla subito appena la sfornate così com'è. Quindi vado subito a tagliare una fetta. Anzi, forse è pure più buona calda. Forse hai ragione, sai, ti devo dar ragione stavolta. 2, Tre, due, 1. 1. Wow! Che bello, Wow! guardate a strati! Hai visto gli strati di patate? Fantastica davvero, bravissima Diana, ci piace un sacco. Voi cosa ne dite, ragazzi? Facci Ci piace tantissimo. sapere, Diana, facci sapere, siamo tutti curiosissimi. Wow! Un altro pezzo, un altro pezzo! Tra l'altro, le patate sono cotte benissimo. Sì, è tutto cotto alla perfezione, anche perché le patate sono tagliate proprio finemente e quindi hanno cotto proprio benissimo. Sembra un sole.